Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Ecco qualche dettaglio interessante: il primo stadio ecocompatibile al mondo e per alimentarsi usa in gran parte energia rinnovabile. Schiereranno tre uomini nella metà campo avversaria davanti al centrocampo a tre che regala un bel po' di flessibilità. Un modulo flessibile ti permette di passare facilmente dal 4-3-3 al 4-5-1 a seconda della fase di gioco che devi affrontare. Per questo i due esterni offensivi saranno la chiave. Gli verrà chiesto di rientrare in difesa per aiutare i compagni a coprire gli spazi e di creare varchi in attacco per favorire l'inserimento dei compagni. Se interpretato con la giusta mentalità, è un sistema di gioco letale. Tutti concentrati e la partita ha inizio. João Cancelo, Paulo Dybala, Bentancur, João Cancelo, Chiellini, Bonucci, fa avanzare l'azione con il lancio lungo, cerca la profondità, riceve in ottima posizione, riesce ad intercettare, prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Sulla sinistra Lazovic cerca un compagno, cerca spazio, pallone alto nello spazio, si libera della palla ed evita complicazioni. Paulo Dybala cerca l'uomo là davanti. João Cancelo la mette sulla sinistra. Palla a Lazovic. Lazovic. La partita sta andando un po' alla deriva, non si crea gioco, zero conclusioni. Si fatica a carburare da una parte e dall'altra. Criscito, il suo pallone è morbido. La butta via e fa respirare la difesa. Si ricomincia dal portiere. Spolli. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Miraschi. Gioca in serie. Legge bene l'azione, blocca il pallone. Ottimo il fraseggio. Vuole la profondità. Può calciare la rete. Libera tempestivamente. Giusto e allontana. Matuidi. Pjanic la gioca a sinistra. Soltanto rimessa laterale qui. Spazza via. Matuidi. Palla in avanti verso il compagno. C'è grande movimento senza palla di attaccante. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e ti rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono affrontare.
sulla destra. Lancio lungo del portiere. Decidono di giocare all'indietro. Criscito. Pallone lungo in verticale. Iliamark. Bella serie di passaggi. Tocco morbido. E la difesa se la cava con grande mestiere. Primo tempo che finisce qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che portano negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita. E lo spettacolo migliorerà. Alessandro. Bonucci. Pjanic. Ecco il lancio alto sulla fascia. Ci mette una pezza. C'è la palla lunga in avanti. Alessandro. Chiellini. Alessandro. Cristiano Ronaldo. Prova con la palla lunga. Matuidi riceve la palla. Traversone in arrivo. La difesa fa il suo a lottare la palla. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. Riceve un pallone interessante. È lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Matuidi. Gioca con un pallone lungo. La difesa sventa il pericolo. Tentativo in avanti, lungo. Prova la giocata nello spazio. Passaggio in avanti nello spazio. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Bentancur. Scodella in avanti. Gioca Cancelo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Il portiere la calcia lontano. Fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ecco Mandzukic. Buon lancio. Alessandro. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occasione da rete. Tenta nuovamente. Allontana il pallone. E trova il Mandzukic. Questa è un'altra grandissima parata. Ha avuto grandi riflessi, una parata eccezionale. Nuova energia dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Prova il cross in aria. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Pandev. Beh, la partita ormai si è incanalata verso il risultato di parità, verso lo 0-0. Sono state brave le difese a non concedere occasioni, un po' meno bravi gli attacchi a non saper mettere in difficoltà i rispettivi avversari. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi.
Pjanic. Ecco Mandzukic. Bel pallone. Alexandro. Prova la giocata nello spazio. Matuidi. Pericolo. Prova il filtrante. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Matuidi. C'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. Luca, che ne pensi della partita di oggi?